Ma che cavolo? Ehi, Sam, sono io. Scusa, non volevo spaventarti. Dove mi trovo? A est della pozza di Catrame, nella tua stanza. Ringrazia Amelis se sei in salvo. Lei dov'è? Non lo sappiamo. Non è ritornata a est? No, ma dopo averti visto così, ha contattato il QG e ha lasciato un messaggio. Cosa diceva? Voglio finire quello che Bridget ha iniziato. Nient'altro, e poi è sparita. Bridget, io l'ho vista sulla spiaggia. Sam, per favore, tu stesso hai bruciato il corpo, ricordi? Non può essere rimasta sulla spiaggia, è impossibile, neanche sulla spiaggia di sua figlia. Controlla i registri, ce li avete, giusto? Mi dispiace, non è rimasta traccia. L'unica traccia che rimane è quella nella tua testa. Ti ricordi qualcos'altro? C'era anche quel tizio, Cliff, a Die Hardman in ostaggio. Il direttore? Allora a questo ci credi? Beh, questo spiegherebbe come mai non si fa vivo da un bel po' di tempo. Ho sempre sospettato di lui. Ma adesso sto cominciando a farmi un'idea diversa della situazione. C'era qualcosa che non mi quadrava, capisci? Abbiamo sempre agito dando per scontato che Higgs controllasse Cliff. Ma questa ipotesi non è corretta. Perché Higgs non c'è più e Cliff rappresenta ancora un problema. Credi che Cliff sia la mente di tutto? Sì. Forse è lui che tiene Amelie e il direttore in ostaggio sulla spiaggia. Allora è lì che andrò. Ehi, un momento. Dov'è Fragile? È al sicuro qui con noi. Ma finché tu rimarrai laggiù, lei non sarà in grado di mandarti sulla spiaggia. Cosa? Devi capire una cosa, Sam. Mentre eri svenuto, la situazione è cambiata, è parecchio. Ti spiegheremo tutto, te lo prometto. Ma prima devi riposarti, d'accordo? Ma che riposarmi? Torno su quella spiaggia. Quindi neanche lui ha bisogno di riposare, secondo te? Sam, tu ci hai aiutato a estendere la rete chirale da costa a costa e hai affrontato Higgs, il nemico numero uno delle UCA. Non saremmo arrivati a questo punto senza di te. Ma c'è ancora un'altra cosa da fare. Noi dobbiamo nominare un nuovo presidente e instaurare un governo operativo. Solo così l'America sarà di nuovo unita. Risparmiati queste stronzate per chi ci crede. Io ho fatto la mia parte. Fanculo l'America. Abbiamo problemi più gravi. Mi capisco, Sam. Il governo è l'ultimo dei nostri pensieri, ora come ora. Cliff ha rapito Amelie e quindi potrebbe esserci ben poco da governare nel prossimo futuro. Semmai ci sarà un futuro. E perché ce ne stiamo qui con le mani in mano? Non mi importa che cos'è. Andiamola a riprendere. Hai ragione. Se salviamo Amelie, eviteremo anche la sesta estinzione come conseguenza. Ma niente sarà possibile finché tu non farai prima ritorno a Est. Non saremo noi a ordinarti di farlo, ovviamente. Ma credimi se te lo dico, non c'è nessuna alternativa. Sam, manchi solo tu qua giù. Fragile ci ha riportati al quartier generale. Ti senti bene? Oh, mai stata meglio. Trasportare così tante persone in così poco tempo è una novità. Mamma? No, Lochner. Sì, ci sono anch'io. Ho pensato di dare una mano. Noi ti stiamo aspettando, Sam. Non ci penso proprio a rifare tutta quella strada fino alla... Dai, Fragile. Sono pronto. Non posso, Sam. Non solo perché sono a pezzi. Non è più sicuro spostare persone passando dalle spiagge. I picchi chirali sono diventati più frequenti. Forse perché abbiamo esteso la rete a tutta la nazione ormai.
Ci sono troppe spiagge nello stesso luogo. I cavi si intrecciano e così via. Puoi vederne anche tu gli effetti sulla stessa rete. Per come stanno le cose, è troppo rischioso saltare da una spiaggia. E se raggiungessi una spiaggia, non si può sapere dove finirei dall'altra parte. E potrei rimanere bloccata laggiù. Perciò non posso neanche venire da te. Ma se io arrivassi all'entrata della spiaggia, potrei riuscire a portarti laggiù. Le spiagge in fondo sono sempre dove erano. Posso confermarlo di persona. Quindi sì. Credo che dovrai rifare tutta la strada fino a qua. Una volta arrivato, ti prometto che ti porto da Amelie, subito alla sua spiaggia. Tra voi due esiste davvero una connessione speciale. Il tuo acchiappasogni, il suo Kipu. Non sono affatto dei ciondoli. Sono totem, unici e insostituibili. Oggetti che incarnano i ricordi comuni. Le facce di una moneta. Il costo d'ingresso per entrare alla sua spiaggia. Gli acchiappasogni sono una tradizione dei nativi americani, della tribù Ojibwe, per la precisione. Si diceva che respingessero gli incubi e alterassero i sogni. Se le Dunes sono un dono che Amelie ci ha fatto, il suo sogno per un futuro, allora forse il tuo totem è un invito a cambiarlo. Una sfida a scovare la speranza in mezzo a tanta disperazione. In attesa che tu ritorni, cercherò sulla spiaggia Amelie e il direttore. Dubito che i miei legami con loro siano forti, ma provarci è sempre meglio che non fare niente. E io cercherò nei registri per trovare qualcosa su quei tre. Magari esiste un collegamento tra loro. Ti aspettiamo, Sam. Ritornare a casa è più facile, sai? Torna presto a Est, conosci già la strada. E quando arriverai... Oh... Oh! Chi prima arriva? Allora, devi uscire di là e poi andare sempre a est, verso Lake North City. Non hai carichi da consegnare stavolta. O meglio, il carico sei tu. Questa è la missione. Che schifo. Sì, altrimenti sarà... un sacrificio. Un pilastro. Un ponte. Sono Aspano. Ti avverto che la densità chirale nelle regioni predisposte allo stranding è aumentata notevolmente. È colpa della spiaggia. Le CA attivate nel nostro mondo in queste circostanze potrebbero comportarsi in modi imprevedibili. Il cielo sembra strano. Thank you.
indagato su Clifford Unger e volevo farti sapere che cosa ne penso. In breve, Unger era un agente delle forze speciali USA. E il suo congedo coincide all'incirca con il Death Stranding. Dopo il congedo è rimasto coinvolto in qualche modo nei primi esperimenti con i BP. Tuttavia, è morto prima che finissero. Sebbene le circostanze della sua morte non siano del tutto chiare, sospetto che questi suoi campi di battaglia siano sostenuti almeno in parte dai suoi persistenti legami emotivi. Rabbia, rancore, rimorso. Sono convinto che sia coinvolto negli esperimenti con i BB. Di questo sono sicuro, visti i suoi tentativi di rapire Lou. Cliff sembra intenzionato a riprendersi il nostro BB come se ciò gli restituisse la sua integrità. Una motivazione tale che non solo è stato in grado di ritornare dagli abissi dell'inferno, ma anche di portarsene dietro una parte. Una cosa è certa, non è sicuramente una CIA. Dobbiamo scoprirne di più sulla sua morte e sul suo legame con gli esperimenti con i BB. Continuerò a indagare e ti terrò aggiornato, Sam. Alle cose che ho scoperto. Si tratta degli esperimenti con i BB, del loro vero fine. Stando ai documenti ufficiali, proseguirono in segreto per ordine della presidente Strand, apparentemente con lo scopo primario di sviluppare dei rilevatori di CIA e prevenire le voragini. Ogni progresso nel campo delle comunicazioni chirali o nella ricerca scientifica sulla spiaggia era considerato puramente secondario. Ma questa storia era solamente una copertura. La verità è, Sam, che in origine i BB dovevano essere catalizzatori per far funzionare la rete chirale. Furono integrati nelle infrastrutture delle Not City proprio per quel motivo. Ogni città che hai portato dalla nostra parte. Probabilmente fu proprio Amelie a installarli mentre andava verso ovest con la prima spedizione, portando avanti il piano di sua madre, compiendo un sacrificio dopo l'altro. In nome del progresso. La presidente Strand disse al popolo ciò che voleva sentire e fece ciò che riteneva necessario, così da riunire tutta l'America. Ma mi chiedo se il prezzo da pagare non sia stato la sua anima. La rete chirale è la nostra più grande invenzione, ma è anche il nostro peccato più abominevole. Non so davvero descrivere cosa provo. Forse sapendone di più di Cliff e degli esperimenti con i BB potremmo giudicare meglio. Mi farò vivo. Ehi, Sam, vedo che sei quasi arrivato a Lake Knot. Tieni duro. Facciamo tutti il tifo per te. Finisci il lavoro e torna a casa. A ogni modo, ho fatto dei progressi in quella nostra indagine. Pare che Clifford Unger affidò volontariamente il suo neonato agli scienziati che conducevano gli esperimenti con i BB. Ma lo fece senza sospettare nulla delle loro vere intenzioni. È solo un'ipotesi, ma penso che quando Cliff scoprì i loro piani, cercò di riottenerne la custodia. Non ci riuscì e il BB rimase all'interno del programma. In tal caso avrebbe tutte le ragioni per provare rancore nei confronti della presidente. La donna che permise tutto ciò, sei d'accordo? Ma anche se la presidente Strand è morta, non vuol dire che il suo odio sia svanito. No, credo che l'abbia trasferito sulla Bridges. Odia te, Amelie e chiunque sia vicino al direttore. E ora il suo odio lo spinge a scatenare l'evento finale, il Last Stranding, per porre fine al mondo che conosciamo. Altrimenti perché Cliff terrebbe in ostaggio Amelie sulla spiaggia? Sa di certo che è una EE. Non c'è tempo da perdere. Devi salvarla e anche il direttore. Eppure ancora non riesco a capire come abbia fatto a raggiungere la spiaggia di Amelie. Nel loro rapporto ci sono altri segreti. Continua a indagare.
Hai un momento, Sam? Si tratta del direttore. Non avrebbe potuto raggiungere la spiaggia di Amelie se non avesse avuto un forte legame personale, giusto? Ho controllato e non ho trovato nulla. Avrei dovuto trovare qualcosa nella rete chirale, una traccia, ma non c'era niente. La sua vita precedente all'incarico con la Bridges è stata cancellata. Il suo nome, il suo passato, tutto. Non si può sapere chi fosse. Allora ho pensato a un'altra possibilità. E se non fossero Amelie e il direttore ad avere un legame, ma il direttore e Clifford Unger? E se fosse stato quel legame a permettere al direttore di saltare sulla spiaggia di Amelie? Un eventuale legame tra loro due potrebbe essere il motivo per cui Cliff ha preso in ostaggio anche il direttore. Ma anche in quel caso il dubbio principale non sarebbe chiarito. Come avranno fatto quei due a finire sulla spiaggia di Amelie? Sam, parla Hartman. C'è un'altra cosa che dovresti considerare. Un'ipotesi non del tutto infondata riguardo ai fini di Cliff. In qualche modo, per via della rete chirale, le nostre spiagge individuali hanno cominciato a fondersi fino a formare un unico enorme abisso. Se questo processo continuasse, c'è il rischio che le CA invadano il nostro mondo, andando a provocare un Death Stranding di dimensioni senza precedenti. Però i campi di battaglia di Clifford Unger e la mia spiaggia sembrano immuni a questo fenomeno. Appaiono del tutto isolati dal resto. Non si sono mai intersecati con altre spiagge. Ma se ci fosse un altro genere di spiaggia, una che esiste su un piano superiore, e fosse da qui che ha avuto inizio questo processo, e se la spiaggia in questione fosse proprio quella di Amelie? Cliff ha preso il direttore, ma credo che il suo obiettivo fosse impossessarsi della spiaggia di Amelie, per sfruttare il suo potere su tutte le altre spiagge e scatenare il Last Stranding. È l'unica spiegazione razionale per le azioni di Cliff. Ecco perché tu lo devi fermare. Se Hartman ha ragione, allora siamo in guai seri. Usare la rete chirale e la spiaggia di Amelie per scatenare il Last Stranding. Higgs cercava Amelie per questo, no? Se è stato Cliff a istigarlo, sì, tutto torna. Con il Last Stranding potrà finalmente vendicarsi del mondo che l'ha privato della vita e di suo figlio. Tu lo devi fermare, Sam. Devi fare il salto verso la spiaggia di Amelie appena puoi. Raggiungila e salvala. È la nostra unica speranza. Altrimenti, siamo spacciati.
scusa se l'ho capito solo ora. Non fare lo stesso errore. Sii te stesso. Sii libero. Capitano, devo chiederti di consegnarmelo. Sparagli! Ti ho dato un ordine, sparagli! I gave you my heart.